Ciao a tutti, bentornati su Flemani, nuovo video dove parleremo di libri per bambini, una selezione di libri adatti ai piccoli, indicativamente tra i 3 e i 5 anni, che quindi amano molto le storie semplici, amano le piccole avventure e le illustrazioni e che comunque cercano qualcosa di diverso dai libri, perché questa selezione parla di libri innanzitutto assolutamente nuovi in questo momento sul mercato, ma che soprattutto hanno delle storie diverse, storie particolari di personaggi che vogliono andare oltre le canoniche apparenze, che sfideranno il mondo, insomma degli avventurieri e rivoluzionari. Il primo libro di cui vi voglio parlare è Abbasso i muri. È la storia di un topolino, o piuttosto intraprendente e curioso, che deciderà di andare oltre quella che è l'apparente evidenza di un muro che si ritrova davanti e costruire anche qualcosa oltre, ovviamente con l'aiuto degli amici. Ben illustrato, semplice, ai bambini piace molto, soprattutto quelli più piccoli. Un mare di tristezza. È un libro estremamente semplice, intuitivo, da scoprire pagina, pesce per pesce, che apparentemente sembrano essere tutti terribilmente tristi, in realtà non è così. E quindi quel pesciolino, protagonista di questa storia, dovrà rivedere la sua prospettiva e anche voi bambini, perché dovrete rigirare il libro e ripercorrere tutte le pagine. Altro libro, La mucca che voleva imparare a volare. Il titolo dice già tutto, è la storia di questa mucchettina che effettivamente è stufa di fare quello che fa e vuole andare oltre. Che sia da sola, accompagnata, a lei non interessa, il suo sogno è appunto volare e lei ci riuscirà. Un libro molto carino, secondo me delizioso come illustrazione, come tratto e tutto, che insegna ai vostri figli che tutto è possibile. T-Bag, la storia di un dinosauro vegetariano. Titolo delizioso, illustrazioni bellissime, super colorate, avvincenti, pagine cariche, storia favolosa, super attuale, un dinosauro vegetariano che però desidererà andare avanti per la sua strada nonostante i pregiudizi, nonostante il punto di vista dei suoi familiari, della sua specie, e cambierà il mondo, il piccolo mondo dei dinosauri. Il ghiaccio che amava il sole. L'illustrazione vi fa già capire in che mondo siamo. Siamo in un mondo di storie orientali, è una favola persiana. Sicuramente il tratto è diverso dalle immagini che siamo abituati a vedere e alle storie che siamo abituati anche a sentire, però è assolutamente poetica. E se la leggerete con il vostro bambino, con i vostri bambini, vedrete che li sensibilizzerete in un nuovo mondo fatto anche di metafore. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi permetterà di orientarvi nel mondo dei libri dei bambini in una maniera un po' più facile, e nel mio caso è stato possibile grazie all'aiuto di Anita e Alice della libreria Corteccia di Milano, che sono un po' le mie libraie di fiducia, dove mi lascio coccolare, mi lascio un po' ispirare dai nuovi libri, dalle loro storie e recensioni. E nulla, grazie a loro e ci rivediamo qui sul canale YouTube di Flemami. A presto, ciao!